Ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. So molto bene che queste tipologie di video a voi piacciono molto. E siccome non sono stato sul canale YouTube per un bel po' di tempo, ho detto, why not? Facciamolo. Cosa ho acquistato? Alla mia destra ci sono quattro scarpe, un po' di accessori e abbigliamento, neanche troppo perché come ben saprete, vabbè, vi dico dopo. Partiamo subito con un po' di accessori, in questo caso dei cappellini. Per esempio questo qui è stato un cappellino, è un fitted hat di Emilion Doré che ho acquistato quando sono stato a Londra circa 2 mesi fa. Invece questi qua sono sempre dei fitted hat che appunto ho ripreso e secondo me è anche una delle collaborazioni migliori che ha fatto New Era, perché questi qua con Fear of God sono i primi. Sono quei cappellini che quando uscirono tipo costavano $300-400, una roba del genere, una roba senza senso perché sono dei New Era normalissimi, ovviamente pagavi tanto il branding. Poi tra l'altro quando sono stato a Londra a prendere questo cap ho preso anche un anello da Chromars, siccome era anche lì vicino, e ho preso questo anello da mignolo che si chiama il Forever Ring di Chromars. Poi oltre a questi fitted hat, quest'anno mi ha sorpreso tantissimo perché mi seguono su Instagram questi cappellini, questo beanie di 545, questo qui nero l'ho messo tantissimo insieme a un altro cream e un altro olive che sono stati il mio go-to questo inverno, lo saranno ancora per i mesi un po' più freddi. Dopodiché un altro acquisto che ho fatto, questo box penso già lo conoscerete in tanti, era una scarpa che non si poteva non prendere, infatti ne ho prese due paia. Questa qui è quella che metto poi a casa, o invece ho anche l'altra che stocco e tengo nuova, perché secondo me questa qui è una scarpa che secondo me negli anni potrebbe anche tranquillamente salire, anche se poco mi interessa perché entrambe le andrò ad indossare. Scarpa veramente bellissima, materiali pazzeschi, poi mi piace troppo comunque i dettagli con scritto Love You Forever, poi con tutte le perline che ti potevi scrivere i vari nomi, eccetera. Comunque, super super bella, materiali pazzeschi, pelle pazzesca. Non mi ci dilungo troppo perché ci sono 1000 sneaker review su questa scarpa su YouTube. Poi ho preso il Grail dei miei Grail, penso una delle mie scarpe preferite di sempre, che mi mancava all'interno della mia Grail list, ed è stata la Air Force One MoMA. Per chi la conosce sa di cosa parlo. Costa veramente un fracco di soldi, è tanto rara da trovare. Mi hanno aiutato per trovare i ragazzi di Overall Shop, che come sempre ringrazio tantissimo perché mi aiutano sempre con tutte le sneakers un po' più complicate da trovare, devo ammetterlo. Molte delle scarpe che ho all'interno della mia collezione attualmente, tutte le ultime, anche un po' più rare, sono state tutte procurate da Overall Shop. Sono dei ragazzi super bravi, li ho conosciuti allo Sneaker Nest di quest'anno, super gentili. E niente, mi hanno aiutato a trovare questa bella chicca che mi mancava da aggiungere all'interno della collezione e la sto usando veramente tanto. Tra l'altro una cosa che mi viene sempre chiesta dal momento in cui l'acquistate è se preferivo questa o la Complex Con, sì, la Complex Con, avete capito, quella bianca comunque, e io invece preferisco la nera. Preferisco la nera anche perché una scarpa che vale così tanto, tutta bianca, avrei veramente paura a indossarla perché potrebbe sporcarsi molto più facilmente, e questa qui la sto indossando non come beater, ma ci siamo vicini, cioè nel senso i miei amici che comunque ultimamente con me ci escono, la sto indossando, non è che mi ci preoccupo così tanto, perché è una Air Force tutta nera, materiali pazzeschi, completamente diversi da un Air Force normale, sognatevelo, forse a livello di pelle anche meglio della Drake, e sono semplicemente due pellami diversi, però questa qui è molto più morbida rispetto alla Drake, veramente bella, comoda, non posso dire niente, oltre vabbè il valore che ha come scarpa, per chi appunto la conosce che raggiunge prezzi assurdi, ve li lascio qua. Che ovviamente non sono reali, perché chi pagherebbe 15.000 euro per questa scarpa? Non lo so. Ultima scarpa che ho acquistato e ahimè mi sta un po' troppo grande, motivo per cui non l'ho ancora messa e non penso la metterò, quindi è in vendita attualmente, quindi per chi volesse mi scrive su Instagram e contrattiamo, insomma. È questa Rick Owens Geobasket Total White, che è fighissima. Porca troia, ho sbagliato la taglia. Io la Geobasket non l'avevo mai provata dal vivo, l'ho provata solo in casa, cioè quando mi è arrivata, ed è un numero troppo grande, perché io di Ramones ho il 45, di Geobasket ho preso comunque 45 e mi sta troppo grande. Scarpa secondo me fighissima, materiali pazzeschi, cioè veramente non aggiungo altro, però mi sta troppo grande. Tra l'altro anche con i vari fit che appunto avevo provato stava da Dio. Penso di riprenderla in futuro, magari me la proverò in store meglio e speriamo vada meglio al prossimo acquisto, però succede. Questa è la pecca di acquistare online. E molti di voi penseranno, ma scusa Luca, non avresti potuto fare il reso? Giustamente, ho aspettato troppi giorni per appunto anche provarla, però non ho avuto tempo, non mi ricordo dove fossi, e ho sforato i giorni del reso, quindi ce l'ho qua. Con l'abbigliamento iniziamo subito con questo Supreme per The North Face, che sul mio Instagram è letteralmente spopolato, perché l'ho messo diciamo tutto inverno, quando sono andato in montagna, sulla neve, eccetera. Ed è questa giacca qua, super figa,
completamente black on black, la scritta dietro Supreme, perché se fosse stata non tono su tono penso che non l'avrei preso, perché è veramente enorme, poi essendo appunto nero su nero ci sta molto molto bene. Questa qui è l'unica giacca che quest'anno ho comprato, appunto questo Supreme per North Face, che ripeto super bello. Qua ci sono, vabbè, i soliti loghi su North Face, non va tutta giù la zip ma arriva half quarter, quindi fino a metà. Poi ci sono appunto i due tasconi stile kangaroo pocket. La cosa forse un po' scomoda di questa giacca, che appunto non aprendosi tutta devi mettertela da sopra, mi rendo conto che magari quando, non so, vuoi uscire, devi andare, che ne so, in un bar o in un ristorante, devi farti venire la felpa, togliersi tutto, se no ti denudi. Però infatti comunque, come ogni giacca di questo genere, ha appunto la zip che ti aiuta a togliertela. Però per il resto giacca super bella, fit super bello. Dopo questa giacca di North Face ho acquistato anche questi due maglioncini. Uno è un cardigan, mentre questo è un po' un maglioncino più polo, e appunto fa parte della collezione Neve di Jacques Mousse. Molti di voi lo conosceranno per appunto il famoso shooting che hanno fatto con Central Sea, che è venuto anche molto molto bene quel ragazzone. Questo qui della collezione appunto che hanno fatto uscire era il mio preferito, anche il più pulito di tutti. L'ho messo anche già un buon 3-4 volte, anche forse qualcosa di più, anche perché è un po' delicato essendo bianco. Comunque super bello, super morbido, made in Italy, veramente figo, consistenza pazzesca. Veramente super soddisfatto di questo acquisto. Questo qui invece è un cardigan che ho preso a Londra di Stussy, pagato circa 150 euro. Super morbido, super soffice. Sono due acquisti che ultimamente sto mettendo anche molto, e nel senso sono molto soddisfatto. Poi passiamo ad un acquisto bello importante, forse il più grosso tra questi qua insieme alle MoMA. È stato questo Carpenter di Louis Vuitton. Per chi mi segue su TikTok avrà già visto il video unboxing. Pantalone pazzesco, dettagli veramente belli belli belli, non so cos'altro aggiungere in realtà, cioè nel senso penso che sia un po' un pantalone che parla da sé. La roba dolente di questo pantalone, per amor di Dio, bellissimo, prezzo un po' una rapina, nel senso 1750 euro per un pantalone sono tanti, sono veramente tanti, li ho spesi. Per me non è solo un pantalone ma è un po' anche un trofeo. Io ho iniziato a mettere Carpenter 3-4 anni fa e ho sempre messo quello vintage di Carhartt che io pagavo 50-60 euro, e magari anche grazie a quelli, grazie magari costruendo anche il mio personaggio, poi appunto legandolo tutto al fatto di 545, crescendo un po' più, ho avuto la possibilità di arrivare a permettermi anche un pantalone del genere. Quindi oltre a essere comunque un pantalone, poi essendo uno degli ultimi pezzi delle collezioni di Virgil, volevo averlo. Cioè nel senso avevo solo le trainer di Louis Vuitton, che comunque erano appunto una delle cose principali che ha fatto Virgil da Louis Vuitton, e volevo anche le Carpenter, perché se ci pensate, cioè il Carpenter è un pezzo mega forte dello streetwear, e che poi il tutto sia stato portato in alta moda a Louis Vuitton facendo pagare un Carpenter queste cifre qua, e che la gente lo compri, lo mandi sold out, perché penso che attualmente sia finito in qualsiasi store. Mi pare che appunto io, tra l'altro, abbia preso l'ultima size 34 della boutique di Monte Napoleone a Milano. Sono super soddisfatto dell'acquisto, ripeto, prezzo super rapina, però era più un trofeo da avere, non un pantalone di per sé. Infatti non so quante volte lo andrò a indossare, perché comunque è un pantalone bello, impegnativo e costoso, però comunque sono super soddisfatto dell'acquisto, di permetterlo, diciamo, nella mia piccola collezione. Dopodiché vi mostro questo pantalone, che è il denim di 545. Semplicemente ho messo solo questo pezzo di 545 per riassumere il fatto che io non ho acquistato così tanti pezzi, soprattutto a livello di abbigliamento, però appunto quest'anno l'armadio, il mio armadio è stato riempito dal denim nero, da tutti i cargo che sono usciti, dalle varsity jacket, dai fleece, dalle long sleeve, dalle hoodie, e chi più ne ha più ne metta. Quindi nel senso il mio armadio è stato ben riempito da cose 545 uscite quest'anno. Tra l'altro, mettendo via il denim di 545, colgo l'occasione per ufficializzare il fatto che finalmente domenica 12 febbraio ci sarà il primo e vero effettivo pop-up di 545. Fa strano da dire, magari devo ancora realizzarlo, è una cosa a cui lavoriamo da ottobre, e negli ultimi mesi, nell'ultimo mese sta prendendo molto più forma. Dovevamo trovare il giusto spazio, doveva essere tutto perfettamente al suo posto, motivo per cui nel 2022 non era stato ancora fatto un pop-up. Volevamo qualcosa di tutto nostro, quindi non ci volevamo appoggiare uno store già esistente, ma volevamo proprio creare una cosa da zero. Io vi posso già confermare la data, che è il 12 febbraio, appunto, domenica 12 febbraio. Per tutti gli orari, informazioni varie, mi raccomando, seguite 545 oppure anche il mio profilo personale, che è Sante, perché lì verranno messe appunto tutte le varie info. Ci saranno molte sorprese, adesso mi viene un po' da ridere, ci saranno molte sorprese, non voglio dirvi nulla, vi darò tutto a tempo debito. Ci saranno pezzi esclusivi che usciranno solo al pop-up di Milano, quindi che non usciranno mai online o altro, quindi cose che
che tu potrai acquistare solo ed esclusivamente al pop-up. Un pezzo tra questi è un qualcosa che mi viene chiesto, penso, da 2 anni a questa parte, e non l'ho voluto far uscire proprio per far uscire in un momento speciale, che sarà appunto il pop-up di Milano. Chi vuole capire, capisca. Abbiamo organizzato tante belle sorprese per i primi che ci saranno in fila. Ci saranno tante cose, comunque i dettagli vi verranno detti man mano che si avvicina al giorno, ve lo ripeto, 12 febbraio. Che è molto probabile che anche dopo questo video mi chiederanno, ma quando sarà il pop-up a Milano questo febbraio? E ripeto, è domenica 12 febbraio, lo scrivo qui, bello grande, l'orario non è ancora deciso di apertura e di chiusura, però questa è la data. A Milano, la via non la potrete ancora sapere, ve la dirò poi. Quindi se dovete prendere, non lo so, adesso la metto lì, treni, biglietti aerei, sapete che è il 12 febbraio, fate un bel weekend a Milano, passate di lì, vi prendete il vostro item esclusivo che non uscirà mai sulla faccia della terra, se non al pop-up di 545, e ritornate a casa col sorriso. Abbiamo organizzato tanto food, tanto beverage, ci saranno delle cose esclusive all'interno del pop-up, ci sarò io, vi metterete lì, parlerete con me, parlerete con tutto il team di 545, domande, perplessità, dubbi, ci saranno tante cose belle da per divertirsi, insomma, lo spero. E oltretutto, siccome ogni mese, come ben sapete, ci sono i drop di 545, il pop-up di febbraio sarà prima del drop di febbraio, quindi già chi verrà al pop-up di Milano potrà già acquistare gli item che usciranno al drop di febbraio in store direttamente, provarselo, capire perfettamente la taglia e tutto quello che vuole, insomma. Al pop-up ci saranno pezzi esclusivi più il drop che ci sarà a febbraio, quindi chi verrà a Milano avrà dei bei vantaggi, oltre ai vari gift che daremo lì in store, perché io poi, ripeto, io non ce la faccio, io sono molto buono, mi piace regalare le cose, quindi ci vediamo domenica 12 febbraio, insomma. Quindi ragazzi, per il video di oggi è tutto, per vedere appunto prima gli acquisti che escono su YouTube, seguitemi sui vari canali social, Instagram, TikTok, YouTube, seguitemi dove volete, mi fa solo piacere. Inoltre, se non ti sei iscritto al canale, per favore fallo, c'è un tastino con scritto subscribe in rosso, non ci metti veramente niente, basta schiacciare un bel support, supportare costa zero. Noi ci vediamo al prossimo video, per chi viene al pop-up ci vedremo, ragazzi, direttamente al pop-up del 12 febbraio a Milano. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, sante, out. Aiutama, piace mine. You must be out of your mind, out of your mind, out of your mind.